Buonasera a tutti e ben trovati. Il nostro appuntamento con le elezioni europee che tutti sapete si terranno il prossimo 25 maggio e proprio per portare i nostri telespettatori al voto consapevole abbiamo deciso di organizzare dei dibattiti con i candidati o con rappresentanti dei partiti che comunque si presenteranno e hanno già presentato le liste per le elezioni europee. Oggi cominciamo questa puntata con quattro candidati, per la verità gli invitati erano cinque, ma adesso vi spiegheremo subito. Intanto voglio subito presentare i nostri ospiti, a partire dalla mia sinistra. Saluto e ringrazio l'onorevole Giovanni Lavia. Grazie a voi dell'invito. Ben trovato, lei è un europarlamentare uscente, rappresenta il nuovo centrodestra e con il nuovo centrodestra è stato ricandidato capolista, tra l'altro. Nella vostra lista, poi magari dopo ne parleremo, c'è anche l'UDC e i Popolari per l'Italia. Ringrazio e saluto anche Sandro Pappalardo, che è candidato nella lista di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale. Adesso avete riunito anche il simbolo Alleanza Nazionale. Lei è un coordinatore naturalmente a livello siciliano ed è tenente colonnello dell'esercito, nonché so che tiene al fatto che è vicepresidente nazionale del COCER, che è un po' il sindacato che raggruppa un po' tutte le forze armate. Sì. Benvenuto anche a lei. Grazie a voi. Saluto e ringrazio anche per essere qui l'avvocato Francesco Attaguile, ex sindaco di Catania e recentemente ha avuto un ruolo molto importante proprio a livello europeo, perché lei è stato ex dirigente regionale per gli affari extraregionali con sede a Bruxelles, un ufficio con sede a Bruxelles, insomma colui che si occupava un po' di gestire i fondi europei. Ora è da poco meno di due anni di procurare i fondi europei, e ora è da poco meno di due anni che non ha più questo ruolo, che tra l'altro è rimasto vacante a quanto sembra. Lei è candidato invece con Scelta Europea, che raggruppa alcune liste tra cui Scelta Civica, Centro Democratico e Fare per fermare il declino. Liberali. E liberali, ecco, avevo dimenticato questa. E infine saluto e ringrazio per essere qui l'onorevole Giovanni Barbagallo, attualmente sindaco di Trecastagni ed europarlamentare uscente anche lei, seppure da poco meno di due mesi europarlamentare, è subentrato al Parlamento europeo ma non ha potuto forse assaporare, no? Quello che è l'atmosfera europea, perché troppo poco è durata. Comunque è candidato adesso con il Partito Democratico, che è il suo partito. Benvenuto. La poltrona invece che vedete accanto all'onorevole Barbagallo, che è vuota, era stata preparata per un altro invitato, in particolare una donna che si chiama Maria Saia del Movimento 5 Stelle, invitata naturalmente con lo stesso anticipo degli altri nostri ospiti, ha inviato una mail con la quale si scusa per non poter presenziare. Io vorrei leggerla per correttezza, perché ha indicato anche le motivazioni, quindi se mi date un minuto. Dunque, Maria Saia, come dicevo prima, candidata nel Movimento 5 Stelle, scrive: avrei presenziato questo incontro dibattito con gioia, nella più totale certezza che sia necessario fornire una valida e completa informazione agli elettori che dovranno esprimere una scelta importante il prossimo 25 maggio per il rinnovo del Parlamento europeo. Bisognerà optare per una forza politica slegata da impegni con lobby e multinazionali varie. Si dovranno scegliere dei candidati credibili e responsabili che, sulla base del programma che si prosegue, dovranno con libertà e determinazione cambiare le sorti dei nostri artigiani, imprenditori, agricoltori, allevatori, pescatori, operatori turistici, giovani e meno giovani, cittadini siciliani in un territorio troppo spesso dimenticato e in alcun modo rappresentato. Purtroppo, scrive ancora la candidata del Movimento 5 Stelle, per un impegno improrogabile del gruppo del Movimento 5 Stelle per la campagna elettorale alle europee, non potrò presenziare al dibattito confronto di questa giornata. Auspico che ci sarà modo di rimediare. Insomma, conclude così la candidata Saia. Insomma, non siamo riusciti ad avere il Movimento 5 Stelle, non è la prima volta. Questo ci dispiace, perché noi abbiamo sempre con puntualità invitato qualsiasi elezione. Ecco, ci siamo lasciati anche alle spalle il Movimento 5 Stelle. Volete dire qualcosa sulla l'assenza del confronto, ecco, non della persona, perché ci manca, del confronto con un partito che spesso forse si esime un po', no, al confronto?
qualcosa credo che sia doveroso commentare, visto che il Movimento 5 Stelle è una forza politica presente, largamente presente sul territorio della nostra regione, nella nostra circoscrizione, credo che sia importante un confronto anche con i loro candidati, perché poi a Bruxelles si è rappresentati dai parlamentari eletti e quindi vorremmo vederli, confrontarci con loro, vedere che cosa ne pensano, che cosa pensano di proporre agli elettori siciliani. Devo dire che questo confronto non è facile e speriamo di poterlo avere presto. Voi, se volete aggiungere naturalmente qualcosa, siete liberissimi, non perché ho iniziato dall'onorevole Lavia su questa assenza del movimento, ovviamente parlo non della persona come confronto, quindi se volete aggiungere qualcosa, altrimenti io la prima cosa che chiederei magari proprio a lei, che non è in questo momento un politico, ma esiste e continuerà ad essere esserci questa distanza dei cittadini verso la politica e soprattutto verso il modello europeo, che sembra poi così lontano. Noi anche per questo stiamo cercando di avvicinarlo alla gente tramite questi dibattiti. È ovvio che in questo momento si sta vivendo una situazione paradossale, quella dell'antipolitica. Sembra che parlare di politica sia qualcosa di veramente negativo, e questo sicuramente viene percepito da tutti i cittadini. Di conseguenza non vogliono andare a votare. Noi auspichiamo di avvicinare questi cittadini al voto e penso che tutti quanti i partiti stiano facendo l'impossibile perché questo avvenga, indipendentemente dalla sigla politica, lo stanno facendo tutti. Speriamo che poi i risultati siano sicuramente positivi. Senta, una parentesi, una domanda personale a lei. So che lei non abita qui in Sicilia, però si spende dal punto di vista politico, perché dicevo prima, lei non è al momento deputato eletto, però coordina comunque Fratelli d'Italia. Come mai ha voluto essere inserito nelle liste siciliane? Ma guardi, la risposta è molto semplice ed è da cercare nella mia infanzia. Allora, il mio accento infatti un po' tradisce, il mio cognome no, mi chiamo Pappalardo, quindi sicuramente certo, siciliano, sono catanese. Il mio accento tradisce perché sono di genitori di origine siciliana che vivevano in Friuli Venezia Giulia. E qualcuno ricorderà il terremoto del 76. Io sono uno di quei bambini che all'età di 9 anni andava con il pentolino a prendere qualcosa da mangiare se questo qualcosa arrivava, se non arrivava non si mangiava. Quindi siamo stati lì in Friuli per circa 6 mesi, terremotati veri nell'epicentro, quindi papà morto, casa distrutta, situazione un po' critica. Mia mamma a 39 anni si trovò con 4 bambini ed ecco la decisione di tornare in Sicilia. Quindi non tornammo in Sicilia per fare le classiche vacanze a Taormina, ma per cercare un posto dove andare ad abitare. Non nego che per tantissimi anni siamo stati ospitati da una vecchietta che ci donò una casa, perché sapeva che non avevamo neanche quella, per cui, vecchietta che poi tra l'altro è morta a casa nostra, l'abbiamo voluta un po' come nonna, per cui abbiamo sempre sentito tutta la mia famiglia un debito di riconoscenza. Queste cose non vengono dimenticate. Avevo 9 anni, ma non ho mai dimenticato quello che la Sicilia. Quindi è rimasto legato a questa terra. Quindi oggi, tramite la politica, vorrei restituire questo debito di riconoscenza, semplicemente questo. Ah, chiarissimo. Avvocato Attaguile, nella presentazione dicevamo appunto che lei si è occupato un po' di quei tanto agognati fondi europei che in Sicilia hanno portato a tante critiche, perché in questo governo, in quello che lo ha preceduto, non sono stati recepiti più che spesi, perché proprio sono rimasti là in Europa. Che cosa è accaduto realmente? Manca la progettualità, così come alcuni hanno detto? In Sicilia non sappiamo stilare progetti, o è mancata la volontà politica, che sarebbe ancora più grave? Intanto, o altro magari? Intanto mi consenta di salutare i telespettatori, in particolare i siciliani, che non mi vedevano in una veste politica da un po' di anni, da quando io appunto mi ero dedicato a sviluppare compiti tecnici molto collegati alle problematiche politiche, ma sicuramente in un ruolo diverso. Quindi in questa occasione io rientro, diciamo, nell'agone politico,
E rientro per portare un contributo che in Europa è particolarmente importante, come testimoniano per esempio la VIA, che già lo pratica, e cioè è un approfondimento dei temi. Cioè in Europa non si fa, non si sono chiacchiere, non si va per litigare come spesso siamo abituati nella politica italiana. Ecco, gli argomenti sono approfonditi e vince chi ha più argomenti, chi ha più tela da tessere. E quindi è importante che ci si vada con un bagaglio di esperienze che consentono di avere dei risultati, come quelli che noi abbiamo ottenuto nel negoziato che io stesso ho curato per il 2007-2013, quando i negoziati li fanno le delegazioni degli Stati membri e l'Italia prevede dal 2001, dalla riforma costituzionale del 2001, la partecipazione di 4 rappresentanti delle regioni e io ero il coordinatore delle regioni italiane nella delegazione italiana. Sì. Ebbene, abbiamo ottenuto il record assoluto di stanziamento con 8 miliardi e mezzo circa per la Sicilia, quindi ecco, mi consenta di così confessare la mia frustrazione nel momento in cui queste somme non vengono utilizzate e utilizzate bene. Noi rischiamo di perdere quel miliardo che riuscimmo ad ottenere inventando quasi, anche se il disagio è effettivo, la clausola dell'insularità, del disagio insulare, che ci consentì appunto in quella tornata di avere più fondi della Campania, che gode degli stessi benefici delle regioni in ritardo di sviluppo, ma che ha 1 milione di abitanti in più. Ecco, sapere che poi questi non vengono utilizzati mi consenta che è veramente desolante. Però questo non significa che non dobbiamo demordere. E a questo proposito concludo questo intervento dicendo che è davvero colpevole chi ritiene di risolvere questi problemi, in genere i problemi della comunità, ma questo in particolare, disimpegnandosi o perché non vota o perché si limita alla protesta astratta. E quindi, ecco, io mi augurerei che un lotto come quello qui presente di persone che a vario titolo e con varia estrazione politica, però rappresentano tutti un impegno, consentitemi di dire, professionale serio, ecco, possano andare a rappresentare la Sicilia, perché è questa l'unica maniera di essere efficaci. E la motivazione per cui quello che le avevo chiesto in principio, la mancanza di strategia, noi non riusciamo. Anche questo governo, tra l'altro, secondo lei sta peccando in questo senso? Più degli altri, perché nell'inseguire la quantità del risultato perde di vista la qualità. Queste somme molto ingenti investite dall'Europa per farci superare la soglia del 75% del PIL medio europeo debbono essere indirizzate su pochi interventi selettivi. La frammentazione, la polverizzazione di questi interventi è la ragione principale per cui noi siamo ancora al di sotto del 75%. Ma allora, onorevole Barbagallo, questo governo cosa sta inseguendo se i fondi europei sono lì e non sono usati? Io, prima di dare questa risposta, oppure la do prima perché me l'ha chiesto, dall'anno scorso a ora c'è stato un miglioramento, eravamo al 18,5, siamo attorno al 41. Ma il problema, come diceva l'avvocato Attaquille, non è di quanto spendere, ma di come spendere. Noi abbiamo certificato nel POR 2000-2006 il 100%, ma non abbiamo avuto un ritorno in termini di occupazione produttiva. Significa che le somme non sono state spese sulla base delle caratteristiche del territorio siciliano e le misure in maggiore ritardo sono quelle che ci potrebbero fare il salto di qualità, quelle dell'ecologia, dei beni culturali, della ricerca, dell'innovazione, dei trasporti. Quindi c'è un problema proprio di strategia in ordine all'utilizzazione di questi fondi. Ora c'è stata la proroga di 2 anni, rimangono circa 2,5 miliardi, spero che vengano spesi in maniera diversa proprio per ottenere risultati più concreti. Ha detto bene, ripeto, l'avvocato Attaquille, noi come ex regione obiettivo 1, quindi sottosviluppata, abbiamo avuto la somma più cospicua e sarebbe veramente un delitto in una realtà nella quale soldi non ce ne sono non spendere quelli che abbiamo. Voglio dare una battuta sul Movimento 5 Stelle, non perché amo la polemica, ma onestamente puntare solo sulla distruzione, sul disfattismo, sulla sfiducia è una furbizia, ma non costruisce. Quando non c'è democrazia interna, non ci sono confronti sui contenuti, sulle cose da fare,
sui problemi da risolvere, la politica diventa un'altra cosa. Perché la politica deve avere sempre la possibilità di una visione, di un orizzonte e quindi di una speranza. Chi parla soltanto alla pancia, anche con argomenti obiettivamente preoccupanti, come l'ultima battuta sulla Shoah, dice cose che onestamente dovrebbero far ribellare gli italiani nei confronti di chi è portatore di un discorso che non è dannoso soltanto dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista culturale, quasi antropologico, perché alimenta un disfattismo che potrebbe far trasformare le tensioni sociali in rabbia sociale. E quindi io mi auguro che il Movimento 5 Stelle questa volta non abbia un successo, anche perché dalle elezioni nazionali ora le battute da circo, da baraccone, sono aumentate, non sono diminuite. Si fa qualsiasi cosa soltanto per prendere voti e questo è un errore. Noi cercheremo anche in altre occasioni di avere qui gli esponenti del Movimento 5 Stelle, di invitarli, così come anche esponenti di altre liste che oggi non sono qui anche per problemi proprio logistici di dibattito, non possiamo riempire uno studio, però naturalmente un po' alla volta cercheremo appunto di sentire tutti e naturalmente gireremo anche questa opinione sua agli esponenti del Movimento 5 Stelle se li avremo qua. A proposito dei fondi europei, proprio di oggi arrivano anche delle notizie, come un po' lei anticipa, perché della nuova programmazione, leggo, 2014-2020, la Regione gestirà direttamente solo 5 miliardi e 300 milioni contro gli 8,5 del 2007-2013, quindi andiamo a regredire, e la dotazione potrebbe ancora diminuire se non riusciranno a spendere i soldi della tranche precedente, ma la Sicilia è pronta a dare battaglia, così scrivono alcuni anche giornali online, oltre le agenzie, quindi si va indietro anziché andare avanti. Questo era prevedibile. Io non sono fautore di un controllo ancora maggiore, perché sulla spesa l'Europa esercita un controllo molto rigoroso. Il problema è che dobbiamo cambiare mentalità. A livello europeo, come è stato detto, vale la qualità del progetto, non c'è la logica del clientelismo, dello scambio. Quindi se noi non abbiamo strumenti di conoscenza adeguati, non ci attrezziamo tecnicamente, non abbiamo speranza. Onorevole Lavia, torno da lei, appunto, se noi non ci attrezziamo, dice l'onorevole Barbagallo, non abbiamo speranze. Questa è la nostra visione verso l'Europa, ma lei che dall'Europarlamento proviene, la visione dell'Europarlamento, che visione si fa l'Europarlamento della Sicilia, che idea ha? Sicuramente è difficile andare a chiedere più soldi se quelli che hai a disposizione non li hai utilizzati pienamente. Il monitoraggio che fa di fatto la Commissione europea attraverso la DG Regio, così come le altre direzioni generali che sono impegnate nel controllo della spesa dei fondi strutturali nella Regione Sicilia, è ovviamente un quadro desolante, perché rispetto a tante altre regioni siamo realmente in ritardo. Siamo realmente in ritardo, in parte per quanto detto, perché evidentemente abbiamo frammentato gli interventi, ci sono troppe linee e misure che mirano a dare risposte specifiche a singole categorie. Dall'altro lato perché manca una risposta reale per quanto riguarda le grandi infrastrutture. Solamente adesso si comincia a mettere la prima pietra per fare un altro pezzo della chiusura dell'anello autostradale siciliano. Abbiamo fatto poco nel miglioramento delle infrastrutture ferroviarie. Abbiamo dovuto utilizzare le risorse del Recovery Plan, che è una misura di intervento diversa per migliorare la connessione tra Calabria e Sicilia e far ridurre la bolletta energetica ai siciliani. Abbiamo continuato a disperdere risorse su una miriade di interventi a imprese che talvolta utilizzano le risorse e vanno avanti nei loro progetti, nella loro attività, sino a quando hanno risorse da utilizzare, ma poi evidentemente smettono di andare avanti, bloccano la loro attività quando finisce il sostegno pubblico. Ma questi fondi stanziati dall'Europa sono per quali settori principalmente? Tanto per capire, per farci un'idea. Allora, per capire, se faccio riferimento al FERS, facciamo interventi di riqualificazione ambientale, valorizzazione dei beni culturali, sostegno al sistema imprenditoriale, riqualificazione urbana, infrastrutture e reti di trasporto per tutte quelle che sono. Ma se qualcuno prova a girare per la Sicilia e va al di fuori dei principali assi
si rende conto di quella che è la situazione delle infrastrutture viarie. Se si va un attimo a vedere la rete, l'anello autostradale, si vede che dopo Rosolini non si continua e parliamo di una chiusura dell'anello autostradale siciliano col completamento della tratta che va sino a Mazara del Vallo da molti anni. Se parliamo di infrastrutture di trasporto ferroviario, non mi sembra che negli ultimi decenni, nonostante le risorse cospicue a disposizione della regione siciliana, la tratta tra Catania e Palermo come direttrice principale sia migliorata. Per cui è chiaro che abbiamo disperso le risorse, potevamo concentrarle e dovremmo concentrarle su alcuni interventi prioritari. Attraverso questo mi leggo anche ad un altro tema, perché se da un lato ci sono questi fondi appunto presenti lì, non spesi e non percepiti, dall'altro lato i paradossi nostri siciliani, italiani in questo caso, è lo spreco dei fondi. Mi riferisco ad esempio, come molti lo additano, non lo dico io naturalmente, in questo periodo la politica fa battaglia contro l'operazione Mare Nostrum, che costa circa 300.000 euro al giorno. Se dobbiamo andare a fare i conti in tasca all'Italia, con tanti pensionati e disoccupati naturalmente che ci sono in questo periodo di cosiddetta crisi, naturalmente viene anche un pochettino, no? Cadono le braccia, insomma. E proprio sulla immigrazione e sulle politiche dell'Unione Europea, sull'immigrazione, qualche giorno fa parlo con Pappalardo, il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che è candidata tra l'altro capolista con Ignazio La Russa e altri deputati, comunque altri esponenti di Fratelli d'Italia, sono stati qui a Catania con una specie, una manifestazione simbolo, ecco, simbolica, uno sbarco al porticciolo di Ognina di Catania, per l'appunto, per andare contro le politiche dell'Unione Europea, che sarebbero per voi sbagliate. In che senso e quali sono e cosa dovrebbe fare l'Unione Europea? Ok, prima di rispondere le vorrei enfatizzare un attimo un aspetto che mi sembra non sia stato toccato sui fondi europei. Noi, molti non sanno che uno dei problemi per cui questi fondi non vengono poi spesi è il cofinanziamento. Spesso questi fondi possono essere spesi se cofinanziati da somme che provengono dall'Italia. Questo spesso crea dei problemi perché queste somme non ci sono ed in più poi vanno a intaccare il patto di stabilità. Una delle proposte di Fratelli d'Italia che abbiamo fatto e che porteremo avanti è quella di scorporare questo discorso del cofinanziamento. Riguardo all'altra tematica, sì, alcuni giorni fa noi proprio qui a Catania, nel porticciolo di Ognina, abbiamo simulato uno sbarco di disoccupati, anziani, persone con handicap, per protestare contro queste politiche imposte non solo dal governo italiano, ma imposte anche dall'Europa, perché è paradossale che l'Europa ci imponga di spendere 900 euro al mese per un immigrato, nulla, non vogliamo per carità essere razzisti, però ci sembra paradossale spendere 900 euro al mese per un immigrato e dare una pensione sociale di 400 euro al mese. Contro il governo nazionale, perché in questi giorni è stato abolito il reato di clandestinità e questo sicuramente non blocca i clandestini, ma presumibilmente li agevola. Se poi pensiamo che si vuole addirittura far passare una norma con la quale chi nasce in Italia avrà automaticamente la cittadinanza italiana, lo leggo dai giornali, dati da voi giornalisti, si presuppone uno sbarco di 1 milione di migranti. Voi penso che contestate il fatto che non si dà un futuro a queste persone immigrate? Io, guardi, il problema già non siamo in grado logisticamente di sostenere chi arriva, figuriamoci se siamo in grado di sostenere 1 milione di persone, poi potrebbe diventare un ospedale a cielo aperto l'Italia, tutti verrebbero solo per avere la cittadinanza. Vorrei però enfatizzare una cosa: il 7 giugno del 2013 l'onorevole Alfano firmò, in qualità di ministro dell'epoca governo Letta, sì, firmò il, adesso se non ricordo male, Dublino 2, l'accordo Dublino 2, per il quale tutte le problematiche inerenti agli sbarchi devono essere gestite esclusivamente dal paese che riceve questi sbarchi. Considerando che non ci sono sbarchi, viene difficile pensare a uno sbarco in Austria o in Lussemburgo o in Germania. Io ritengo che il trattato debba essere completamente rivisto, perché il ministro Alfano in questo momento chiaramente, giustamente, grida allarmismo dell'aumento di questi clandestini, però dall'altra parte purtroppo ci ritroviamo con una norma che lui stesso ha firmato. Un attimo, perché la questione è diversa, perché quando si firmò l'accordo di Dublino non prevedeva che le frontiere
esterne dell'Unione diventasse una responsabilità nazionale. Oggi invece il problema vero è che le frontiere dell'Unione devono essere considerate come frontiere dell'Unione, non come frontiere nazionali. L'assistenza è una cosa ben diversa ed è la prima assistenza. È chiaro che però dobbiamo anche considerare i numeri reali, perché voi dovete sapere tutti che le richieste di asilo accolte dalla Germania o quelle accolte dalla Svezia sono pari a 5 volte per la Germania e a 8 volte per la Svezia rispetto a quelle italiane. Quindi in realtà il nostro è un paese di sbarco, ma non è un paese nel quale poi gli immigrati rimangono per più di qualche giorno, perché poi tutti tentano di non essere riconosciuti qua e vanno in un altro paese a fare la richiesta di asilo, che è cosa un po' diversa. Per cui quei 30 euro al giorno, che sono i 900 euro al mese, riguardano il costo che sosteniamo per tutto il periodo per il quale i richiedenti asilo rimangono nel nostro paese. Una cosa che dobbiamo fare è ridurre i tempi necessari per l'eventuale esame delle richieste di asilo, perché non possono stare un anno. Voglio precisare, risponda e poi devo dare sì, la voglio pubblicità. Precisare che non era un'accusa per carità di Dio ad Alfano e a chi ha firmato. Beh, ma ci solo sta, esclusivamente, siete anche di partiti diversi, voglio dire. No. Voleva essere una considerazione solo esclusivamente come rivisitazione di questo accordo, perché oggi le condizioni sono completamente cambiate. Si pensi che noi per Mare Nostrum spendiamo circa tra i 7 e i 9 milioni euro al mese, ma ne riceviamo solo 7-9 milioni l'anno, quindi qualche cosa che non va presumibilmente c'è. Bene, noi dobbiamo fermarci per dare la linea alla pubblicità, torniamo naturalmente qui in studio subito dopo per proseguire con la seconda parte, per parlare ancora di Unione Europea, di elezioni e anche del programma, di quello che ognuno di voi vorrebbe portare in Europa. Tra poco.